Buongiorno. È sempre un piacere, un onore condividere la parola di Dio con voi. E voi sapete che oggi il pastore insieme ai giovani doveva andare in montagna, dovevano andare a fare i selvaggi lì nelle tende. Non sono andati. Hanno avuto paura di 4 gocce d'acqua e sono rimasti qua. Non il pastore, e sono rimasti qua. E quindi, siccome era già programmato che predicassi io perché lui non c'era, predico io oggi. Amen. E vi voglio collegare, riportare un attimo indietro al culto di domenica scorsa. Vi ricordate che abbiamo avuto ospite un rappresentante di Porte Aperte, che è una missione che si occupa di sostenere, di pregare, di incoraggiare tutti quei fratelli nel mondo che sono sotto persecuzione per la loro fede. Vi ricordate? C'eravate tutti, più o meno c'eravamo tutti, no? E è stato molto toccante, perché per quanto noi certe cose magari le sentiamo, le sappiamo, però poi sentirci dire proprio le cose in maniera dettagliata ci rende anche in un certo senso responsabili, giusto? Ci apre gli occhi, ci sensibilizza, perché molte volte finché noi non sentiamo, non vediamo, possiamo così conoscere ma non farci tanto caso. Ma quando poi veniamo a conoscenza e sappiamo, è chiaro che il nostro cuore si sensibilizza, no? C'è una scrittura, mi pare in Lamentazione o Geremia, che dice: il mio occhio procura dolore alla mia anima, perché quello che io vedo mi rende sensibile, mi fa male. E quindi noi abbiamo aperto gli occhi, o meglio, ci sono stati aperti meglio gli occhi su una realtà. E non so voi, ma io davanti a tutto questo mi sono rifatta una domanda che altre volte mi sono fatta quando ho studiato storia della Chiesa. Abbiamo fatto storia della Chiesa con Jacopo, abbiamo visto i martiri della fede. Quando ho studiato la scuola biblica mi sono fatta queste domande, ma domenica mi sono rifatta la stessa domanda. Indovinate un po' che domanda era? Cosa farei io se mi trovassi al loro posto? Quando il fratello ha parlato di quel nostro fratello in carcere, che ogni giorno gli presentano un foglio che gli dice: puoi rinunciare alla tua fede se firmi qua e uscire dal carcere, e lui tutti i giorni rinuncia a firmare e decide di rimanere in carcere per la sua fede pur di non rinnegare Cristo, voi non vi siete chiesti: ma io cosa farei? Cosa farei? E poi un'altra domanda, no? Se io fossi solo, in de per me, by myself, ok? Al mondo, l'unico, non avessi famiglia, potrei anche decidere per me stessa, no? Ma se avessi a casa moglie e figli che magari soffrono la fame o la mancanza perché io non posso provvedere a loro perché sono in carcere, io che cosa farei? Sono domande che noi come credenti dobbiamo farci, perché dobbiamo esercitare e preparare il nostro cuore. Oggi, grazie a Dio, viviamo in una nazione dove possiamo, tra virgolette, essere liberi. Anche se onestamente vi dico che tempo fa, venendo a contatto con persone che hanno vissuto la persecuzione o che stanno vivendo la persecuzione, che sono poi venute qua in Occidente, hanno visto la Chiesa occidentale, sapete cosa mi hanno detto? Ma voi siete perseguitati. Voi siete perseguitati dalle tentazioni, voi siete perseguitati dalla lussuria, dalla fama di questo mondo, da tutto il materialismo, perché ogni giorno siete sottoposti a questa cosa. Meglio, in un certo senso, non avere tutto questo e essere tirati verso Dio perché è l'unica cosa che hai alla quale aggrapparti, piuttosto che vivere qua e avere ogni giorno delle sfide. Però vedete, la Chiesa in ogni posto del mondo ha le sue sfide e ha le sue lotte. E noi qua, nella nostra generazione, dove noi viviamo, dobbiamo imparare a essere forti per superare le nostre lotte e le nostre battaglie. Amen. E quindi vi voglio portare in Prima Tessalonicesi, al capitolo 2, al versetto 2. È l'Apostolo Paolo che sta parlando. Voi sapete che lui è uno degli esempi più eclatanti nelle scritture
di persona perseguitata perché predicava l'Evangelo. Cioè lui che era persecutore è diventato perseguitato e ha conosciuto molto bene il significato di questa parola. In Prima Tessalonicesi capitolo 2 versetto 2 dice: ma dopo aver prima sofferto e aver ricevuto oltraggi a Filippi, come sapete, noi abbiamo avuto il coraggio nel nostro Dio di annunziarvi l'Evangelo di Dio in mezzo a tante lotte. Noi abbiamo avuto il coraggio nel nostro Dio di annunziarvi l'Evangelo di Dio in mezzo a tante lotte. Allora, innanzitutto focalizziamoci su questo. Che cos'è una lotta? Una lotta è due persone che si affrontano per dominarsi a vicenda. Quindi il nostro affronto nella vita non sono le persone, perché noi non affrontiamo le persone per dominarle, non è questo lo scopo della nostra vita, ma noi veniamo affrontati ogni giorno, come vi dicevo, dalle sfide che abbiamo davanti. Sfide di ogni genere. E quindi ogni giorno, tra virgolette, è come se ci fosse un corpo a corpo con queste cose e noi dobbiamo dominare. Un po' come Dio ha detto a Caino in Eden, quando gli ha detto: guarda Caino che il peccato ti sta spiando alla porta, ma tu lo devi dominare. Quindi il nostro cammino non è privo di queste cose, lo sapete, no? Ve ne sarete resi conto. È chiaro che però noi siamo chiamati a vincere, a superare ogni cosa, e più cresciamo spiritualmente e più i nostri muscoli spirituali e la nostra capacità di far fronte a queste lotte diventa più forte. E le lotte che magari all'inizio ti sembravano gigantesche e insormontabili, dopo qualche anno cominciano a essere una barzelletta, però te ne se ne presentano altre. Ma i tuoi muscoli diventano sempre più forti, la tua capacità di superare e di vincere, di non essere dominato ma di dominare, diventa sempre più forte. Però questa lotta c'è, ed è una lotta che noi affrontiamo ogni giorno e dobbiamo vincerla, dobbiamo superare queste lotte. E poi abbiamo letto sempre in Seconda Tessalonicesi capitolo 2 versetto 2: dopo aver sofferto e aver ricevuto oltraggi. Sapete che cosa vuol dire oltraggiare? Vuol dire agire oltre, cioè quando una persona è oltraggiata vuol dire che qualcun altro ha superato il limite del rispetto di quell'altra persona e ha agito oltre il limite. Quindi quando noi parliamo di essere oltraggiati vuol dire che qualcuno o qualcosa sta agendo oltre il limite giusto che deve rispettare l'individualità, la libertà dell'altro. Quindi l'Apostolo Paolo ha ricevuto questi oltraggi a Filippi perché qualcuno ha agito oltre, ha superato il limite, ma lui dice: noi abbiamo avuto il coraggio. Dite con me: coraggio. E io stamattina vi voglio proprio parlare di coraggio. Noi abbiamo avuto il coraggio nel nostro Dio di annunciarvi l'Evangelo in mezzo a tutte queste lotte. Cioè vuol dire che è vero che sono stato prima in situazioni dove hanno agito oltre, cioè dove sono venuti contro di me, hanno sconfinato e mi hanno fatto anche del male, ma è altrettanto vero che io oggi sono qui e sono qui ancora perché ho avuto il coraggio e voglio avere il coraggio e continuerò ad avere il coraggio e non mi stancherò di avere il coraggio, e se mi mancherà il coraggio cercherò il coraggio in Dio, ma io sarò ancora qui per annunciarvi l'Evangelo di Dio. Amen. E questa parola coraggio, vi dico io cosa vuol dire dal vocabolario Chiara, mio vocabolario personale. Coraggio, agire con il cuore. Agio, agire, cor, cuore, agire con il cuore. Quando tu smetti di agire col cuore, cominci a perdere il tuo coraggio. E quando parlo di agire col cuore, non sto parlando di agire per sentimento. Non sto parlando dei sentimenti, perché quelli sono nell'anima. Sto parlando di agire col cuore perché c'è l'uomo interiore
la donna interiore, l'uomo spirituale che ha un grande coraggio. E sono qui oggi per farvi scoprire, farvi fare un viaggio nel vostro cuore, per farvi vedere quanto coraggiosi voi siete e potete essere. Volete venire con me? Siete pronti a salire su questo treno? Alleluia! Abbiamo avuto il coraggio. Vi ricordate nella scrittura quante volte nel libro di Giosuè viene detto: Giosuè, Dio dice a Giosuè, sii forte e coraggioso. Poi gli dice di nuovo: Giosuè, sii forte e molto coraggioso. Poi Dio dice a Mosè: vai da Giosuè e digli: Giosuè, sii forte e coraggioso. A Giosuè sembra, leggendo la Bibbia, che il coraggio non mancasse. Era lui che entrava nel campo di battaglia quando c'è stato Amalek. C'era Giosuè come capo lì a combattere nella battaglia. Era un uomo coraggioso, però c'è questo. E poi, quando è dovuto entrare nella sua chiamata dopo che Mosè è andato via, c'è questo continua ripetersi, questa continua esortazione: sii forte e coraggioso. Cari, il Signore a noi tutti i giorni ce lo sussurra all'orecchio: sii forte e coraggioso, affronta le tue lotte, ci sono io, tu puoi dominare queste situazioni, vai avanti, sii forte e molto coraggioso, non ti perdere d'animo, non perdere il cuore. Agire col cuore significa continuare ad agire con la motivazione che ti spinge. La motivazione che ti spinge è l'amore per Dio, la motivazione che ti spinge è l'amore verso il prossimo, la motivazione che ti spinge è il desiderio di fare la sua volontà. Continua ad agire con il cuore. Non essere sopraffatto dalle lotte che vengono contro di te, ma affrontale agendo con il cuore. Non permettere a nessuno di portarti via il cuore. Amen. E quindi Giosuè è un esempio di questo, ma all'inizio della sua carriera, prima ancora che lui entrasse nella carriera militare e prima ancora che lui entrasse nella sua chiamata come condottiero del popolo di Israele, questo Giosuè era un servo e un adoratore. Lui era servo di Mosè. Quando Mosè scendeva dal monte, Giosuè rimaneva lì alla presenza di Dio. Quando Mosè usciva dalla tenda, Giosuè rimaneva lì. Lui dove ha imparato a fortificare questo uomo spirituale, questo uomo interiore? Alla presenza di Dio. La prima cosa che il diavolo attacca nella nostra vita, la lotta quotidiana, è toglierti il desiderio di stare alla presenza di Dio. C'è qualcosa dentro di te che ti tira verso Dio e c'è qualcosa che invece viene da fuori e che cerca di allontanarti da questa cosa, la presenza gloriosa di Dio. È lì che si diventa forti, è lì che conosci chi sei. È lì che tiri fuori tutte le tue risorse, la presenza gloriosa di Dio. Poi Giosuè cresce in questa forza, in questa capacità di stare, nella capacità di stare alla presenza di Dio, e diventa un condottiero, e diventa un militare, uno che vince battaglie. Amen. Se avete bisogno di chiudere una finestra, chiudetelo, perché poi non voglio vedere le persone che stanno distratte da questo, ok? Tante lotte. Quali sono le tue lotte? Afflizioni, difficoltà, malattie, persecuzione, lotte in famiglia, tentazioni, cedimento delle braccia, tremore delle ginocchia. C'era una canzone che si cantava un po' di anni fa che diceva: non ci hai tratti fuori dall'Egitto per riportarci qua, ma ci hai tratti fuori per portarci in Canaan.
E anche se ci sono dei giganti, non tremeremo mai. Con la tua forza noi entreremo in Canaan. Non la sa nessuno? Ah, almeno aiutatemi, Anche se ci sono dei giganti, non tremeremo mai. Però ognuno di noi affronta le sue lotte, e come vi dicevo prima, possono essere di svariato genere, più o meno lecite, ma ognuno affronta le sue lotte. Ma la parola di Dio viene a noi oggi e ci dice: cari, voglio che siate forti e coraggiosi. In Atti capitolo 4 troviamo l'episodio di quando Pietro e Giovanni prima si trovano lì davanti alla porta bella, pregano per quell'infermo che guarisce, e a causa di questo vengono portati lì davanti al Sinedrio, giudicati, eccetera, eccetera. E poi li lasciano andare dicendo: vi vietiamo di parlare nel nome di Gesù. A questo punto loro cosa fanno? Numero uno, tornano dai loro. Cosa molto importante. Tornano dai loro. Perché? Perché tu hai bisogno di sapere chi sono i tuoi. Hai bisogno di sapere qual è la tua compagnia, hai bisogno di sapere qual è il tuo gruppo, hai bisogno di sapere qual è quel nucleo di persone che quando tu ti trovi in difficoltà si stringerà intorno a te e pregherà per te. Tornarono dai loro, non tornarono dalla Chiesa universale, tornarono dai loro. C'è la Chiesa universale, ma ci sono i tuoi. E all'unanimità pregarono e dissero: Signore, considera le loro minacce, quindi oltraggi, ma concedi ai tuoi servi di continuare ad annunciare l'Evangelo con ogni franchezza, stendendo la tua mano insieme alla nostra affinché si compiano segni, miracoli e prodigi nel nome del tuo figliolo Gesù Cristo. Loro non hanno chiesto di essere liberati dagli oltraggi, non hanno chiesto di essere liberati dalle persecuzioni, ma hanno detto: Signore, considera, però continua a concedere a noi di essere franchi. Non vogliamo buttare via la nostra franchezza, dice Ebrei 13. Non gettate via la vostra franchezza, non buttate via, no, non è Ebrei 13, comunque, non buttate via la vostra franchezza. Quindi loro hanno capito che queste intimidazioni, queste minacce, questi oltraggi avrebbero potuto spegnere il coraggio e la forza che gli era stata appena data attraverso l'impartizione dello Spirito Santo nella loro vita. Hanno capito che tutto questo poteva indebolirli, poteva far tremare le loro ginocchia, poteva far cadere le loro braccia, e la loro preghiera è stata: Signore, considera queste minacce e continua a concedere a noi di predicare il Vangelo con ogni franchezza. Non voglio e non vogliamo che nessuno ci tolga l'autorità nella parola e nell'annunciare la parola di Dio con franchezza. Né le tue lotte personali, né le tue lotte universali, né le lotte della Chiesa, né la persecuzione, non vogliamo che nessuno ci chiuda la bocca. E quindi la nostra preghiera come Chiesa, in mezzo a questa generazione, per quello che noi stiamo vivendo qui in Italia, per il tipo di affronto che noi abbiamo, per l'oltraggio che cerca di venire contro la verità e contro l'Evangelo, e cioè di agire oltre i limiti posti da Dio, noi dobbiamo continuare a pregare e chiedere a Dio: Signore, considera queste minacce e concedi a noi, tuoi servi, tuoi figli, di continuare a predicare il Vangelo con ogni franchezza. Franchezza. Cosa vuol dire franchezza? Vuol dire libertà morale e civile, vuol dire libertà politica e anche economica, vuol dire lealtà nel parlare e nell'operare, vuol dire spigliatezza non priva di sfacciataggine. In certi momenti la sfacciataggine è ammessa.
Vuol dire libertà. Franchezza vuol dire libertà di parlare, vuol dire libertà economica, vuol dire libertà culturale, vuol dire libertà politica. E quando gli apostoli stavano pregando e stavano dicendo: Signore, concedici di poter continuare ad annunciare l'Evangelo con ogni franchezza, stavano dicendo: Signore, non permettere che niente e nessuno ci tolga la libertà di parlare. Sapete che questa parola franchezza non si trova nel Vecchio Testamento, è solo nel Nuovo Testamento. E 15 volte su 17 è riferita al parlare. Cioè sempre viene accompagnata questa parola per dire franchezza nel parlare, franchezza nell'annunciare, franchezza nel dire. Quindi la franchezza ha un canale di sfogo ed è la nostra bocca. La franchezza non può rimanere invisibile. Come fai a far vedere che sei franco? Franco, come fai a vedere che sei franco? Come fai a far vedere che sei franco? Solo parlando. Puoi far vedere l'amore attraverso le azioni, ma la franchezza si dimostra solamente dicendo la verità. E quando dico di dire la verità con franchezza, non sto dicendo di dire come alcuni dicono: pane pane, al vino, e ti lanciano un pugnale nel cuore, ti feriscono e ti uccidono e ti lasciano per terra. Non è questo il tipo di libertà e di franchezza di cui sto parlando. Sto parlando da una franchezza che viene da una consapevolezza di autorità in Cristo. Quella è la franchezza, quella è la vera franchezza, la franchezza dell'autorità che noi abbiamo in Cristo. Quindi il coraggio e la franchezza vanno insieme. Possiamo dire che nel coraggio c'è anche la franchezza. E non a caso questa parola è solo nel Nuovo Testamento, perché la franchezza è arrivata con la discesa dello Spirito Santo. Alleluia! È arrivata con la discesa dello Spirito Santo. Quando lo Spirito Santo verrà su di voi, voi mi sarete testimoni fino all'estremità della terra. La franchezza è nello Spirito Santo. Quanti voi qui siete ripieni di Spirito Santo? Alzate la mano. E allora avete la franchezza. E allora avete il coraggio. A voi nessuno vi può togliere il diritto di agire con il cuore, con la forza del vostro uomo interiore. Amen. Il coraggio è la forza d'animo per sopportare pericoli. È questo. Potremmo anche chiamarlo fede. Però vedete, a volte noi siamo ingannati dal fatto che pensiamo che il coraggio sia una prerogativa di quei personaggi, di quelle personalità che hanno delle caratteristiche spiccate nel parlare, nell'essere audaci, nell'essere più perspicaci di altri, nell'essere più nell'avere la voce più alta. Avete presente che tipo di personaggio? C'è una persona che magari urla di più, una persona che magari è più fisica, più violenta, una persona che magari è più che ti dice le cose così in quattro quadrati. Allora tu hai l'impressione che quella sia una persona coraggiosa, ma non è sempre così. Il coraggio può essere anche in un timido. Alzate la mano, timidi. Quanti timidi ci sono qua? Benedetto! Benedetto ha alzato la mano e ha detto che è timido. Ah, bene, allora chissà com'eri prima. Ma il coraggio è anche nel cuore dei timidi, perché il coraggio non ha a che fare su quanto urli o su quanto sei magari audace nel fare determinate cose, ma è qualcosa che hai dentro, che sicuramente devi imparare a mettere fuori, ma ce l'hai. Amen. E poi si cresce in questo, vedete, non so se voi ve lo ricordate, ma io me lo ricordo, quando ero un adolescente, ero stata soprannominata
remoulas, che vuol dire in milanese pappamolla, e un'altra parola è te che paura persino della tua ombra. Hai paura persino della tua ombra. Questi erano i miei appellativi, no? Ed era vero che ero fifona, era vero che non avevo molta forza fisica, ma mi dispiace, questa gloria non va a te. Ma con Dio tutto è possibile. Dai, vi racconto questa, anche se l'ho raccontata altre volte, ve la racconto oggi. Voglio farmi un po' di pubblicità. Sempre quando ero una giovane bambina, 8 anni, 7 anni, 8 anni, avevo sbagliato a fare un compito a scuola, non avevo capito come dovevo farlo, comunque ho preso zero, che non so che significato abbia avere, prendere zero a scuola, ho preso zero, e dovevo farlo firmare nel weekend. Solo che in quel weekend mia madre tornava a casa dall'ospedale dopo aver partorito mia sorella Elisabetta, che era stata una roba un po' travagliata, lei qua, per miracolo, insomma, tutte queste cose qua. Quindi io come potevo andare da mia madre e portargli questa brutta notizia? No, io l'ho fatto firmare. Quindi sono andata a scuola lunedì, la maestra ha guardato tutti i diari per vedere se avevamo fatto firmare lo zero, io non l'avevo fatto firmare. E allora cosa ha pensato bene? Ha pensato bene di punirmi e mi ha mandato nella classe di fianco, dove c'era la bambina che io odiavo più di tutti al mondo, che era la preferita, quella che abitava sopra di me, che lei era bella, che lei era brava, che lei riusciva a scuola, che lei, dove c'era lei, mi hanno portato in quella classe e mi hanno messo nell'ultimo banco in fondo con un cartello scritto davanti: io sono uno zero. Vero, eh? Sto parlando degli anni 70, fine anni 60. C'erano ancora, io pensavo che quella maestra che avevo fosse una ex delle... Sì, vero, perché era tedesca, scusa, non ce l'ho con i tedeschi. Però aveva un po' questa roba qua, no? E quindi, chiaramente questa cosa ti segna un po', la vergogna, il disagio. Quindi ci metti dentro, io sono uno zero, te sei un Romulus, e te che paura è persino della tua ombra, sai cosa faccio? Mi metto a letto e non mi alzo più, perché se esco di casa mi investe un camion e muoio, perché ti mette paura questa cosa, no? Però Dio ha messo poi un uno davanti a quello zero, ha cambiato completamente l'immagine che io potevo avere di me stessa. Però nonostante queste cose, la vera natura, cioè chi tu sei veramente, Dio lo sapeva fin dal principio. Cioè, prima ancora che certe cose ti possano segnare nella vita, comunque Dio sa chi tu sei e sa quanto tu vali. Perché quello che poi ti succede in Cristo, è vero che vieni cambiato in una nuova creatura, ma tutte quelle cose belle che tu hai dentro, Dio le porta fuori. Non è che non c'erano, c'erano ma nessuno le vedeva, oppure erano usate male. Amen. Quindi pensa quanto coraggio c'è dentro di te. Io non lo so cosa possono aver detto a te o cosa possono aver fatto a te, ma pensa quanto coraggio c'è in te. Se io oggi sono qui, vuol dire che un po' di lotte le ho vinte. Amen. E tu sei destinato a vincere le tue. Comunque, abbiamo detto che il coraggio è una forza d'animo nel sopportare i pericoli. E il coraggio non è spavalderia, il coraggio di cui vi sto parlando io. E Pietro questa cosa l'ha imparata bene. Voi sapete che Pietro era quel tipo di personalità che si butta sempre avanti, che vuole sempre agire per primo, però lui ha capito la differenza tra l'essere un po' spavaldo e l'essere coraggioso, proprio quando si è trovato nella situazione in cui aveva rinnegato Gesù.
Quando lui ha detto io non ti lascerò, io non ti abbandonerò, e lo ha seguito, e in effetti è stato il più audace di tutti, perché è stato l'unico che non ha mollato tutto subito, ma almeno ha seguito Gesù per un po'. È vero anche che quando si è trovato davanti al fatto che qualcuno gli ha fatto delle domande specifiche e gli ha chiesto: ma tu non eri insieme a Gesù? Ed è lì che noi dobbiamo imparare a darci delle risposte specifiche a delle domande specifiche, un po' come vi ho detto all'inizio, no? Davanti a quello che ci è stato raccontato domenica, ci siamo fatti delle domande? Ci siamo chiesti: io che cosa farei? E quindi dobbiamo imparare a rispondere a domande specifiche. Tu eri con gli altri, tu eri con Gesù? Lì Pietro non ha saputo rispondere alla domanda specifica. Perché? Perché non aveva ancora capito che cos'era il coraggio. Ma lo ha capito dopo, quando ha riconosciuto il suo errore e quando Gesù lo ha riabilitato. E se è vero che Gesù, che Pietro ha rinnegato Gesù 3 volte, è altrettanto vero che Gesù gli ha chiesto 3 volte: Pietro, mi ami tu? E come Pietro si è sentito dire per ben 3 volte: io non lo conosco, io non lo conosco, io non lo conosco, ha sentito se stesso dire per ben 3 volte: Signore, io ti amo. Ogni volta che lui ha detto Signore, io ti amo, ha cancellato un io non lo conosco. E ha capito che cosa vuol dire agire con il cuore, che è diverso dall'agire con la personalità, è diverso che agire con l'impulso, ma è un'azione che viene da dentro, dall'uomo interiore, dallo spirito. Amen. La risposta dei 12, quando Gesù li ha chiamati a sé, ha richiesto un po' di coraggio. Quando si è trovato davanti a Matteo Levi e Gesù l'ha guardato e gli ha detto: seguimi, per alzarsi, lasciare lì tutto il suo lavoro e seguire Gesù, ha dovuto avere un po' di coraggio. E non credo che questo coraggio fosse un coraggio umano, è qualcosa, è un'attrazione che lui ha sentito verso Gesù, che lo ha staccato da quella sedia, lo ha fatto alzare e andare incontro a Gesù. E lo stesso vale per gli altri, per quelli che stavano pescando, quando Gesù gli ha detto seguitemi e io vi farò pescatori di uomini. Vedete, per seguire Gesù o per seguire qualcuno che cammina davanti a voi ci vuole un po' di coraggio. E mi voglio rifare, scusate se uso questo esempio, all'episodio di ieri, di quando tutti questi baldi giovani dovevano alzarsi e andare in montagna con il loro leader dei giovani e il pastore. Allora, previsioni del tempo: pioverà, tuonerà, grandinerà, lampi, fulmini, tuoni e tutto quanto. E ci sta essere avveduti. Ci sta essere avveduti. Ma non ci sta farsi bloccare subito. Uno ci deve almeno provare. Ci deve almeno provare. Ci deve almeno provare. Anche perché se hai fiducia nei tuoi leader, tu sai che se arrivi lì e sta tuonando e lampeggiando, ti sei fatto una bella passeggiata e torni indietro. Però almeno ci hai provato. Chi guarda il vento non seminerà. Chi guarda la pioggia non raccoglierà. Bisogna essere un po' più coraggiosi. Alleluia. Era un esempio pratico, però a volte è così. A me a volte quando dico no, non facciamo questo perché domani nevica,
Ho capito, ma se io ho deciso di fare questa cosa, io almeno ci provo. Poi se proprio domani nevica, vabbè, domani penserò cosa fare. Ma difficilmente mando una cosa all'aria perché le previsioni mi dicono che domani nevica. Difficile. Ci voglio almeno provare, voglio almeno arrivare sull'uscio e vedere, ma veramente? Amen? Guardate che queste sono cose pratiche, ma alla fine, se tu ci pensi bene, poi anche nelle cose spirituali funziona così. Mi fermo. Quindi la risposta dei dodici a Gesù che gli ha detto seguimi è stata questo atto di alzarsi e di andare dietro di lui, ma ci è voluto un po' di coraggio a seguirlo. E a volte ci vuole un po' di coraggio nella vita per seguire Gesù e per seguire qualcuno. Abbiamo visto i nostri fratelli perseguitati che stanno usando tanto coraggio per continuare a seguire Gesù, ma ci vuole coraggio per seguire anche una guida. E vi riporto ad esempio all'esempio di Ruth, suocera di Naomi, la quale rimane vedova, sia la suocera che la nuora rimangono vedove, le due nuore e la suocera. E alla domanda, cioè all'affermazione di Naomi che dice, dopo aver detto sono amareggiata, ho perso tutto, quindi era una persona depressa e scoraggiata, una delle due nuore se ne torna al suo paese, ma l'altra, che è Ruth, dice io non ti lascerò, io non ti abbandonerò, io non smetterò di seguirti. Ma si stava mettendo al fianco di una donna depressa e scoraggiata. E ci vuole coraggio a volte a stare vicino a persone depresse e scoraggiate. Ci vuole coraggio a stare vicino a persone depresse e scoraggiate. Ma devi guardare oltre, perché può capitare a tutti un momento di scoraggiamento, un momento di tristezza, ma ci vuole coraggio a stare vicino a persone che sono nel lutto. Però chiesa, noi ci dobbiamo svegliare, sensibilizzare, non possiamo dire ma io non so cosa dire, non so cosa fare. Armati di coraggio e vai vicino a queste persone e il Signore ti metterà in bocca le parole giuste. Ti dirà che cosa dire, che cosa fare, ma fallo, non tirarti indietro. Ci vuole un po' di coraggio a stare vicino a una persona portatrice di handicap, ma alzati e fai qualche cosa. E non andare lì solamente a dire ti prego nel nome di Gesù, alzati e cammina. Perché poi, se la tua preghiera o se in quel momento quella persona non si alza, tutti si allontanano. Ma quella persona magari in quel momento non ha bisogno solo della tua preghiera, ha bisogno che tu gli stia vicino, ha bisogno che gli apri la porta del bagno, ha bisogno che gli dai una carezza, hai bisogno che qualcuno gli stia vicino. Ma ci vuole un po' di coraggio, bisogna agire con il cuore. E non puoi continuare a dire io sono fatto così. Perché non è vero, perché dentro il tuo cuore c'è un grande coraggio, perché c'è la natura di Dio e Dio di coraggio ne ha avuto tanto, ha avuto e continua ad avere tanto coraggio. Forza, coraggio, sii forte e coraggioso, non avere paura, vai oltre il tuo limite più estremo, spingiti più avanti. E quindi questa Ruth ha seguito sua suocera, pur essendo la suocera una persona in quel momento depressa, e ha detto no, io non smetterò di seguirti, io vengo con te. E un altro caso è il caso di Jonathan con il suo scudiero, che si sono arrampicati verso la postazione dei Filistei, e la scrittura dice che Jonathan andava avanti e Jonathan andava avanti arrampicandosi con le mani e con i piedi, e Jonathan il suo scudiero lo seguiva.
Non stava lì a dire: oh, ma guarda che se facciamo così ci sporchiamo le mani, ci roviniamo la manicure, ci roviniamo la pedicure, ci sporchiamo tutti, arriviamo su al campo dei nemici che saremo tutti sporchi, non possiamo neanche farci una doccia e poi stiamo sudando troppo, fa un caldo terribile. No, lo seguiva, stava imitando il suo coraggio. Stava imitando il suo coraggio. Stava imitando il suo coraggio. E poi l'esempio che a me piace più di tutti è Elia con Eliseo. Elia esce anche lui da un periodo di depressione, di paure, dove aveva paura di Jezebel. Dio lo rialza, lui si rimette in cammino e chi li fa incontrare? Perché vedete, Dio ci mette sempre vicino delle persone che ci possono incoraggiare. Chi li fa incontrare? Li fa incontrare Eliseo, che lui manco ci stava pensando, era lì che stava arando i campi di suo padre con 12 paia di buoi. Arriva Elia, datemi una cosa, quella là. Arriva Elia, lo vede, ah, questo è il mantello di Elia. Arriva Elia, lo vede, forse ha visto che stava lavorando duro, stava lavorando sodo, ha detto: questo qua mi serve, è bravo, lo prendo con me. Arriva, lo guarda e che cosa fa? Gli butta addosso il suo mantello. Ma è un mantello, cosa fai? Ma cosa c'era in questo mantello? Un esempio da seguire, un uomo da seguire. E che cosa fa? Eliseo dice: oh Elia, senti, fammi finire sto lavoro un attimo. Pensate che cos'era fare sto lavoro: sciogliere tutti i buoi, ammazzare i buoi, fare un falò, fare la legna, quindi scuoiare i buoi, ammazzarli, fare tutto il procedimento della macellazione, dividere tutto a pezzi, dar da mangiare a tutta la gente e poi ti seguirò. E Elia gli dice: fai quello che vuoi, cos'è che ti ho fatto? Io non ti ho fatto niente. No, mettiamo le cose in chiaro. Io non ti ho fatto niente, sei tu che stai decidendo di seguirmi, quindi qualunque pericolo incontrerai, affari tuoi. Non è che dopo vieni da me e mi dici: ma che fatica, ma se lo sapevo che era così. Ma Dio ha messo vicino a Elia uno tosto. Non un remulas, ma uno tosto. Cioè uno che si dava da fare, uno che in 448 ha fatto il falò, ha fatto tutto quello che doveva fare, ha mollato tutto, ha lasciato e se n'è andato. Il coraggio di seguire. Alleluia. A tutti può capitare di essere scoraggiati, aver perso il coraggio del cuore. Una volta qualcuno insegnando ha detto questa cosa che mi è piaciuta molto e mi è rimasta impressa. Diceva così: pensa alle cose, qual è la cosa che ti fa piangere? Quella cosa è la tua motivazione. Forse ve l'ho già detto. E io ieri sera, mentre preparavo questo messaggio, piangevo. E ho capito: cos'è la cosa che mi fa piangere? Vedere le persone che si scoraggiano, vedere le persone le cui ginocchia cadono e le cui braccia si abbassano. Questo mi fa piangere, mi dà fastidio, non voglio vederti scoraggiato, non voglio vederti arreso, non voglio vedere che le tue braccia si abbassano, non voglio vedere che il diavolo ti porta via dal tuo posto di adorazione. Mi dà fastidio. E quindi ecco qua la corda.
non è per prenderti al laccio, ma la corda è perché, se tu vuoi, questa mattina la puoi prendere e uscire. Prendi questa corda e uscire fuori dallo scoraggiamento e lasciati tirare fuori dallo scoraggiamento. Dio è venuto con corde d'amore. Amen. Me ne sono fatte preparare 3 di corde, ma penso che ce ne vorranno molte di più. Però Dio è potente. E alzati da questa sedia. È così. Devi lasciare che a volte altri lo facciano a te e devi lasciare che tu lo possa fare ad altri. Perché capita a tutti. Capita proprio a tutti. Ma noi non smetteremo di annunciare l'Evangelo in mezzo a tante lotte. Le paure del popolo ti portano ad annegare in un bicchiere d'acqua. Ma il coraggio, sì, perché il popolo ha paura. Vi ricordate Mosè con Israele? Il popolo ha paura. Quindi se tu dai retta al popolo, anneghi in un bicchiere d'acqua. Ma il coraggio ti porterà ad incamminarti verso il Mar Rosso, ad attraversare il Giordano, ad portarti davanti alle mura di Gerico. Il coraggio ti porterà sempre avanti. E non è il tuo coraggio, ma è il coraggio dello Spirito di Dio che è stato impartito nel tuo uomo interiore. Non importa quanto piccolina sei, non importa quanto fragile puoi sembrare esternamente, ma puoi avere un cuore da leone, un cuore coraggioso, anche per affrontare le tue lotte personali, in famiglia. Vai avanti, non ti fermare. Sii forte e molto coraggioso. Alleluia. Adesso voglio farvi vedere 2 spezzoni di film e poi dopo concluderemo. Vai prima con quello di... Sono 2 esempi di, diciamo, personaggi eroici. Uno è un uomo e uno una donna, perché non volevo che magari le donne pensassero, eh sì, ma è roba da uomini, e non volevo neanche che gli uomini pensassero, no, ma è roba da donne. Quindi il coraggio ce l'abbiamo tutti, uomini e donne. Sono io, William Wallace, e ho dinanzi agli occhi un intero esercito di miei compatrioti, decisi a sfidare la tirannia. Siete venuti a combattere da uomini liberi. E uomini liberi siete. Senza libertà cosa farete? Combatterete? No, non combatterò! Contro quelli? No! Fuggiremo e resteremo vivi! Certo, chi combatte può morire. Chi fugge resta vivo. Almeno per un po'. Agonizzante in un letto, fra molti anni da adesso, siete sicuri che non sognerete di barattare tutti i giorni che avrete vissuto a partire da oggi per avere l'occasione, solo un'altra occasione, di tornare qui sul campo ad urlare ai nostri nemici che possono toglierci la vita, ma non ci toglieranno mai la libertà! Alba! William Wallace.
Puoi mandare l'altro. Mio adorato popolo! Vediamo le vele del nemico che si avvicinano. Sentiamo il rumore dei cannoni spagnoli sull'acqua. Ben presto dovremo affrontarli faccia a faccia. Sono decisa a restare fino al culmine della battaglia, per vivere oppure morire in mezzo a voi. Finché voi e io saremo insieme, nessun invasore ci conquisterà. Che vengano anche con le armate dell'inferno, non passeranno. E quando il giorno della battaglia sarà terminato, so che noi ci ritroveremo in cielo o sul campo da vincitori. Eroici, eroi sicuramente, non sono qui a difendere la loro posizione politica, storica, quello che mi interessava era il succo. Però non è questo il tipo di eroismo a cui noi siamo stati chiamati. Voglio riportarvi a un altro tipo di eroe, a Gesù, che non ha avuto dei grandi eserciti a cui parlare in questo modo, a cui poter dire nel giorno della battaglia cruciale: seguitemi, venite con me, prendo la spada e affrontiamo tutti i nemici. Ma proprio nel giorno della battaglia, nel giorno più duro, Gesù era da solo. Non aveva una bella corazza come quella di Elisabeth e non aveva una spada e non aveva neanche la faccia di punta, dipinta di blu come William Wallace, ad indicare una carica, un'energia, una forza, ma era da solo. E questo è quello che a volte anche noi affrontiamo, che a volte tu affronti, a volte nei momenti in cui devi essere coraggioso ti ritrovi veramente da solo. O per circostanze, o perché effettivamente qualunque cosa io possa dirti non serve e non basta a tirarti fuori dallo scoraggiamento, perché quel tipo di coraggio può venire solo da una voce divina e da una forza soprannaturale. Ed è la stessa forza che ha sostenuto Cristo nel momento cruciale della sua vita, ed è la stessa forza che sostiene noi nei momenti cruciali della nostra vita. Questo è quello che dà la forza ai nostri fratelli perseguitati di resistere nella lotta. E questa è la forza che deve dare forza a te di resistere nei momenti della tua lotta.
Questi eroi erano vestiti. Gesù era spogliato. Questa regina aveva una corazza. Aveva una spada regale. A Gesù hanno tolto tutto. William Wallace montava su un cavallo. Gesù ha camminato a piedi. Ed era solo. Non aveva nessuno intorno a sé che potesse galvanizzare il suo coraggio in quel momento o incitarlo ad essere coraggioso. Non aveva nessuno. Tutti dispersi. Ma il suo coraggio non è mai venuto. Non aveva forma né bellezza da poter attirare i nostri sguardi. Simile a uno davanti al quale qualcuno si nasconde la faccia. Come un agnello muto davanti a chi lo tosa, come una pecora. Ma era per noi. Il suo coraggio, nel momento in cui lui ha dato la sua vita, è stato distribuito alla sua Chiesa. Ecco perché le porte dell'inferno e dell'Ades non potranno mai vincere la Chiesa del Signore Gesù Cristo. Qualunque sia la lotta che tu stai affrontando, ricordati che hai un coraggio da leone, il leone della tribù di Giuda. Ricordati che sei forte e coraggioso. Il coraggio non è una questione di sentimento. Mi sento forte. No, ho deciso di essere forte. Ecco perché la scrittura dice: dica al debole, io sono forte. Non perché ci dobbiamo fare il lavaggio del cervello dicendo io sono forte, io sono forte, io sono forte. No, non è questo. È una verità spirituale. Tu puoi anche sentirti debole, ma sei forte. E l'apostolo Paolo diceva: quando sono debole, allora io sono forte. Amen. Non aveva forma né bellezza da poter attirare i nostri sguardi. Non era davanti al suo esercito come un prode guerriero. Era solo. Il coraggio ti farà agire secondo la giustizia e la grazia che hai nel cuore, giorno dopo giorno. Il coraggio non è fare gesti eroici, non è solo fare gesti eroici, ma il coraggio è continuare a essere dove tu sei e continuare a fare quello che tu fai con costanza, come ci è stato detto da Jacopo venerdì sera, con costanza, con perseveranza, senza mollare, anche se a volte non vedi, non sai che cosa bene stai facendo e dove stai andando, ma essere lì. Una volta ho detto a una ragazza che voleva andare in missione, sembrava che la sua vita fosse scappare dalla sua realtà per andare in missione. Le ho detto con franchezza, così: tu non puoi andare da nessuna parte se prima non impari a stare. E a volte noi pensiamo che sia il gesto eroico andare. No, a volte il gesto eroico è stare. È stare e vincere le lotte di ogni giorno. Amen. Ci siete? Ho finito.